Abbiamo visto la volta precedente quanto è importante per chi suona la chitarra e accompagna altri nel canto, accompagna anche se stesso, diciamo, imparare a suonare in tutte le tonalità. Una delle cose che spesso ci capita quando accompagniamo è cercare di capire qual è la tonalità giusta, tenendo presente anche come si muove il brano. Perché il brano potrebbe. Ci sono brani che sono un po' tutti uguali, cioè molte volte hanno una sola strofa, no? Se io faccio Marinella, questa è di Marinella. Ecco, questa è alta per me, no? E allora la devo abbassare. La minore è alta. L'abbasso, allora cosa faccio? Vado sulla scala e io qui sono in La, può essere Sol. Può essere Fa, può essere Mi. Provo sul Mi minore. Questa è di Marinella, è la storia vera. Qua già mi trovo un poco meglio. Che scivolò nel fiume a primavera. Ma è il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella. Qui più o meno io mi trovo e quindi. Ma non tutte le canzoni sono fatte di una sola strofa. Ci sono canzoni che hanno una strofa e un coro, e troviamo che magari la strofa va su una tonalità abbastanza, ma anche su un registro basso, no? E il coro invece alza parecchio. Sarò in grado di eseguirla come, allo stesso modo di come fa. Di come la canta, diciamo, l'autore. Vediamo ad esempio un esempio recente a Sanremo, no? Splash. Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Qui per me non c'è problema. Devi staccare un po' la mente, ma io nel coro qui alza tantissimo, ma io lavoro per non stare con te, preferisco il rumore delle metro affollate a quelle del mare. Vedete, io non ce la faccio più qui. E allora io non la posso cantare nella stessa tonalità di Colapesce di Martino, Re minore, no? Devo scegliere una tonalità più bassa. E allora, siccome vado molto in difficoltà, io cercherò di trovarmi una tonalità non di un solo tono, ma almeno, di quattro toni più bassa. Vediamo. Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera, tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io fin qua, diciamo, è bassa, però la voce esce. Ma io lavoro per non stare con te, preferisco il rumore delle metro affollate a quelle del mare. Qui è difficile. Che mare, ma che mare, meglio soli su una nave, per non sentire il peso delle aspettative, travolti dell'immensità del blu. Diciamo io meglio di così, comunque non potrei fare. Quindi per cantarla io questa canzone, devo scendere di quattro toni, e andare in La minore. E quindi devo cercare di trovare una tonalità che bilancia,
la parte, no, io cioè, mi potrei trovare comodissimo, ad esempio, a fare la strofa non in La minore, ma mi potrei trovare comodissimo a farla in Do minore. Ma poi, quando mi trovo al coro, non ce la farei più. E allora devo sacrificare anche la parte iniziale, devo scegliere una tonalità molto bassa. Se voi, ad esempio, andate a vedere le canzoni di Baglioni, tipo Mille giorni di te di me. Mille giorni di te di me, parte bassissima e poi mano a mano aumenta. Molte canzoni di Baglioni sono così, come Avrai. E sono canzoni che praticamente pochi possono cantare, proprio perché c'è una estensione del registro vocale straordinario. Ecco perché alcune canzoni di Baglioni, ma anche di Mina o di questi grandissimi cantanti, Alex Britti anche, e non sono alla portata di tutti. Ora, quindi abbiamo detto trovare una via di mezzo, cercare di studiare tutto il brano e vedere come si estende, qual è la parte più bassa e qual è la parte più alta, e scegliere non la tonalità che ci sta più comoda in quel punto, in un certo punto del brano, ma quella che sta più comoda su tutto il brano. Quindi cercare un compromesso, no? E trovare una via di mezzo. E questo comporta, soprattutto quando accompagniamo un gruppo, accompagniamo un coro, questo significa per chi suona la chitarra affrontare il brano in varie tonalità, fino a quando tu trovi la linea di equilibrio. Ecco, questo è un motivo per cui quello che abbiamo detto nella lezione precedente è importantissimo, cioè imparare a studiare in tutte le tonalità. Mettiamo in pratica questi principi che no, per noi sono fondamentali, perché se vogliamo veramente accompagnare non possiamo limitarci ad una tonalità o a leggere gli accordi che noi troviamo. Mettiamo su Google la canzone con gli accordi e suoniamo con gli accordi che andiamo a leggere. Uno, dobbiamo sentire noi quali sono gli accordi esatti di quella canzone senza andarli a leggere, e due, dobbiamo imparare a suonarli nelle varie tonalità. Bene, ci vediamo per un'altra lezione la prossima volta. Ciao.